Perfetto. Primo ban da parte di Mitt. E a guanire Cassa di. Per cui era stato bannato probabilmente anche prima da parte dei Made in Italy. Ah giusto, ricordiamo che domani è il compleanno di RGT, quindi liberi di fare gli auguri dopo la metà. Banda. Non sentire liberi. Fate gli auguri per forza, perché sennò vengo a casa, ragazzi. Capitano cose brutte. Ban di Udyr, quindi indirizzatissimo ad Aguanile. Già, allora ci viene fatto un attimo notare che. Ok, dovremmo. Iniziamo Alessandro che. Cioè, ridetto come telecamera. Secondo te vedremo dei ban molto. Secondo me vedremo dei ban molto simili a prima. Io per adesso sto vedendo due ban indirizzati a player e un ban generale, quello di Shen. Beh, non è detto che Custom sia indirizzato al player. Secondo me è un ban generale, non vogliono semplicemente giocarci contro. Non lo so, hanno fatto questa scelta. Karthus. Custodin secondo me. Cioè, troppo facilmente campabile per bannarlo così. Invece. Non so chi, forse tu mi avevi detto una volta. No, forse era stato qualcun altro. Mi aveva raccontato una volta in solo que. Froggen gli era stato counterpiccato teoricamente da Custodin. In pratica ha giocato a Nivea con le rune full AD. Menava come un carro armato e praticamente prima che Custodin riuscisse a fare il livello 6 a furia di autoattack era stato distrutto. Infatti l'unico ban che era pensato per Anivia è proprio Custodin, infatti Custodin è morto. Però lui era riuscito a Froggen. Ha avuto questa idea di montare le rune AD, lo fanno tutti praticamente. A meno che il player non si è informato bene. Che riesce a vincere persino contro Custodin, se hai giocato bene ed è molto difficile bene come champion. Buttiamoci direttamente dentro i pick, vediamo pick di Jax, per cui viene ripiccato Jax per il top probabilmente, oppure potrebbe essere anche jungle, mentre per la parte di Thermal Tech Mundo. Abbiamo visto prima 22-5 una win ratio spaventosa da parte di Brutz, per cui adesso si è arrabbiato e ci fa vedere. Ci fa vedere finalmente di che pasta è fatto. Forse questo Alistar non gli era tutto congeniale. Poi pick. E anche Nautilus Support. Nautilus Support bannato da loro. Hanno deciso di non lo picchiamo, allora lo banniamo. Quindi se noi non lo possiamo avere, non lo deve avere nessuno. Non fatto bene perché Nautilus. Adesso ti anticipo già che vedremo qualcosa di strano. Ho già sentito qualcosa. No. Non è neanche quello. Le cose strane e verdi devono ancora arrivare. Per cui, però adesso magari con questo pick di Blitzcrank può essere che decidano di non fare. Dopo comunque ti svelerò in caso alla fine se fosse finito il game qual è stata la loro idea. Comunque vediamo Blitzcrank Orc in una bottom lane molto aggressiva, una possibilità. In realtà è una lane che può riuscire a farma normalmente, però ha delle possibilità di kill enorme. Blitzcrank è molto buono anche solo per suonare l'avversario. Esatto, la paura di questo suo rocket grab, l'immagine di Blitzcrank che porta a sé la gente di notte. Se non sei dietro il creep non fare nulla. Tra l'altro in solo più lo sto vedendo piccato veramente. C'è qualcosa che non va perché è stato piccato Leona. Per cui Gianna P mid molto stata piccata addirittura prima del AP Champion dei mid. Secondo me possono scegliere che cosa giocare contro Gianna, vediamo. Secondo me non si aspettavano assolutamente questo pick di Blitzcrank e Corki e li ha messi molto. Corki e Graves hanno scelto, cioè quindi anche loro vanno a fare qualcosa di solito. Jax a questo punto deve essere per forza. C'è qualcosa in giungla. No, no, ecco. Ah, Ahri non bannata. Molto strano. Ahri dopo il nerf viene bannata molto. Ah sì, effettivamente. Tra l'altro nelle non ranked non viene bannata poi. Ho capito. Per cui vediamo una bottom lane comunque Leona e Zreal kill lane sicuramente. Per cui riprovano. Che non sia stato piccato molto Swain è veramente diventato rotto dopo. Me ne hanno non sentito parlare, mi hanno detto che è diventato davvero fortissimo. È stato veramente rotto, infatti è iniziato a giocare subito appena è diventato rotto.
Comunque vediamo gli scenari. Per cui diciamo che ormai la line up. E vediamo Darius. Io un champ che non conosco, perché mi sono messo a giocare a Diablo da quando è uscito. Meglio se non lo conosco. Però da quello che ho capito, qualche danno lo fa. Sì, diciamo che qualche anche true danno, vogliamo usare queste metafore. È il personaggio rotto scelto da in questo game è proprio Darius. Fortissimo. Nonostante sia stato nerfato, è ancora molto molto molto. L'unico motivo per cui non è stato piccato prima è probabilmente perché i player non si sentono ancora safe a piccarlo in quanto è nuovo, e quindi non hanno avuto modo di giocarlo così tanto. Ma vista la situazione tra virgolette disperata del Team Permatech, questo potrà fare molto molto bene. Infatti ripensandoci adesso a posteriori, mi stupisce. Normalmente sì, viene bannato molto molto spesso. Comunque possiamo notare che Jax jungle e Lee Sin topano, viene switchato all'ultimo secondo, un po' di braining. Beh, è molto comprensibile questa scelta. Jax jungle non è che proprio renda al meglio, non ha una capacità, può fare delle buone gank, però comunque Jax è un personaggio che ha bisogno di molta farm. Molta farm, sì. E in realtà le gank di Jax sono come Trindamer, in jungle può farmare, ma farma a 4 a lucertola non uccisa. In realtà Jax può snowballare molto bene in giunga, ma si affida ovviamente al caso, e a quanto pare i mid non vogliono affidarsi la bot lane e affidarsi al caso. La bot lane che è molto molto buona. L'unico problema da parte del Team Thermaltake è stato che hanno piccato il support prima di Blitzcrank. Anzi no, mi sa che l'hanno piccato dopo, infatti Leona... No, no, ma loro avevano piccato Janna come support, secondo me. Janna era decisamente il support. Blitzcrank countera Janna. Blitzcrank countera in realtà la maggior parte dei, diciamo, mage support. Sì, però, support non fisici. Leone invece è molto buona. Leone e Alistar sono molto molto. Nel caso di un grab da parte di Blitzcrank ci si troverebbe addosso un carro armato, perché diciamo un Leone è un CC vivente, slow stun, doppio stun, in realtà tre stun praticamente, per cui cioè è davvero un CC che cammina se lo porti stato a te. Meglio Alistar come. Però Leona è anche molto buona. Sì, esatto. Però in realtà sono entrambi buoni. Probabilmente si sentivano più confident a utilizzare Leona. Vediamo intanto. No, niente. Ho visto un Ignite, ma tutto standard, anche come Summoner Spell. Ignite su mid e top. Exhaust su entrambi i jungle. Perché entrambi i jungle probabilmente andranno molto aggressivi. Sì, decideranno. Vabbè, comunque, secondo me vedremo. Lo sai bene, sono due jungle che. Qui è frassico, vale. Secondo me vedremo delle giungle molto più aggressive dei tentativi di counter jungling. Prima entrambi si sono concentrati a farmare, a cercare di gankare, a levare le ward. Lee Sin e Mundo sono personaggi che hanno delle possibilità di gank immense, ma anche di counter gank. Mundo ai primi livelli ha un danno incredibile, per cui buono il pick di Lee Sin. Mundo era stato piccato come first pick. Il Lee Sin comunque offre davvero delle enormi possibilità. È uno dei, secondo me, il personaggio in giungla più versatile. Puoi farci tutto. Se la giungla non sta andando molto bene, puoi stare a farmare. Poi... Tra l'altro Lee Sin è anche buono insieme sia a Jax che a Blitzcrank. Su uno di loro e andare ad aiutarli. Il game sta per partire, mancano 20 secondi. Ricapitoliamo un attimo i pick. In giungla c'è Guanire con Lee Sin. Poi top c'è Jax, riscelto un'altra volta dai mid. Ari mid, Blitzcrank e Corti bottom. Per i DT invece come jungler c'è Mundo. Bot lane ci sono Ezreal e Janna. Ezreal e Leona. Esatto. Janna invece è mid. E top lane c'è Darius contro Jax. E quella top lane sarà molto molto interessante. E avrà sicuramente un riscontro molto importante sull'esito della partita, in quanto è molto, ma proprio molto molto facile andare a fare l'effetto valanga per entrambi i team. Sì, due team non buono. Ci saranno kill, a meno che se ci saranno kill early game top lane, che è molto probabile, la top lane andrà a influire molto molto sulla. Ok, per cui mettiamo la grafica, togliamo i nostri bei faccioni, mettiamo la grafica in game. Vediamo partenza di Boots, Mundo parte di Cloth Armor, Leone invece parte di Boots, niente Mickey Pendant. Niente Mickey Pendant. Secondo me vedremo qualche invasione con Blitzcrank. Andiamo a vedere un attimo le rune di Leona, vediamo se ha della mana regen. Allora, le rune di Leona, le guardiamo.
in questo modo ha del mana regen. Del mana regen, quindi ce l'ha nelle rune. Questo è importante. Partendo di Boots ovviamente non può andare ad avere del mana reg. Come dicevi tu, entrambi i team vogliono fare del Early Invasion. Early Invasion, grazie. Però non ci sono ward, nessuno dei due team ha piazzato ward di difesa. Una cosa che abbiamo imparato molto bene dal team Red Byte è quella ward sul rosso. Aiuta spesso. Comunque, secondo me, i Meat si preparano alla tattica. Invece no, questa è una delle tue tattiche preferite. Io però la farei aspettando la fine proprio. Cioè, una cosa che ho visto fare soprattutto dai team coreani è di piazzarsi in questo bush e di aspettare proprio lo spawn del blu. In quel momento il jungler, se parte il blu, c'è per forza ed è una kill praticamente certa. Ha un elevatissimo tasso di rischiosità, perché nel caso dicevi che appunto se va male il tuo jungler a quel punto è nel niente. Vediamo che il team TNT era andato a difendere semplicemente il rosso, perché probabilmente Brooks si aspettava un invasion al suo rosso, ma invece voleva partire al blu e è andato a vedere che ci sono i Meat, non vuole rischiare nulla complice. Sicuramente andrà direttamente a counter junglare. È molto interessante vedere se utilizzerà lo smite sul rosso. Non penso proprio, terrà lo smite e andrà a counter junglare al blu avversario, sapendo che il suo blu comunque sta venendo preso da Lee Sin. Jax, che penso che arriverà abbastanza tardi in realtà, però arriva perderà qualche creep. Vediamo intanto che utilizza lo smite per cui non va a fare il blu al avversario. Jax che lo sta andando a cercare in questo momento. Jax che partirà con qualche svantaggio, due creep penso che perderà addirittura. Lui ha già preso l'XP di due creep, per cui in realtà forse riusciranno a perdere. Arriva con tre creep di ritardo, per cui dici che questo potrà influenzare. Forse qua no, il quarto lo riesce a prendere. Sì, però comunque io parlavo più che altro come esperienza. Sì. Comunque vediamo che Lee Sin va direttamente al suo blu per cercare di prenderlo. E Mundo molto molto non lo so, strana questa scelta. Ma comunque la sua win ratio parla per te stessa, quindi io direi che cosa sta facendo. Jax che questa volta non parte il gioco. Parte con lo stun, non è ancora il secondo livello come prima, e Bruce non si lascia prendere. No, si lascia prendere. Aveva già usato Red Ghost. Però. Peccato. Esatto. Ti è piaciuta molto questa gank, lo riesco a leggere fra le righe. Più che altro non mi è piaciuto più che altro il timing, perché lui ha fatto il rosso e poi è andato a fare i golem. Per una gank a livello 2, secondo me è preferibile andare dal rosso direttamente. Due non ti danno dei vantaggi ulteriori. Comunque in questo modo ha anche pushato la lane. Però che però beccherà, non penso che commetterà due volte il rosso. Ora vediamo lì sì che si è fatto il secondo blu, in realtà Siamo spersi totalmente. Ha dato il blu ad Ari. Ha dato il secondo blu ad Ari. Comunque in realtà potrebbe essere fuorviante questa cosa, ma a così early game un blu dato a una pick mid non è poi così influente, visto che la pick mid non ti puoi permettere di utilizzare tanto le tue spell per non pushare la lane. E quindi comunque se riesci a prenderlo per esempio con il farm non ti importa di sprecare il mana, perché te lo fai una volta ogni tanto. Intanto è sempre interessante, molto interessante vedere la build. Sta maxando il turbine. Sta maxare il turbine, certo. Gianna, questo lo si fa quando si vuole pushare. Io sapevo di certo che si maxava la W per burst damage. Si può scegliere, Gianna è un che va a camperare. E io l'ho visto spesso maxato il turbine. Questo si va a fare quando riesce a prendere Zreal, che però salta via. Arriva Leona, attenzione. C'è la gank da parte di Brusca, però è troppo lontano. Blitzcrank riesce a pressare via. Leona però è Alex out e fra poco riavrà la sua. Arriva anche Lee Sin però da top. Penso che comunque che Aya, che Ala riesce a salvare. Vediamo Leona scappa via. Bruno però sta ricevendo troppi danni da corti. C'è un blast. Adesso ragazzi, a me a livello psicologico stanno messi veramente male. Sì, sicuramente questa cosa gli sta dando un peso notevolissimo. Comunque dicevo, Gianna sta passando da Q semplicemente per poter pushare la sua lane e andare a gankare più in là. Ho capito. Oppure per permettere a Bruce di counter-junglare, infatti come sappiamo può counter-junglare molto meglio quando la lane della Pimid è pushata. Ari però molto bravo a prendere stun e sta utilizzando perfettamente questo buff che gli è stato dato. Infatti vediamo, questo mana è addirittura basso nonostante
Andiamo top lane. Attenzione, ci siamo persi totalmente bottom. Una kill su Corki. Oh, quindi so. E intanto vediamo anche top. La situazione non sta volgendo molto a favore di Dottor Lazzurri. No, 18 creep a 29. A 30. Ma quei 3 creep, 3-4 creep che ha perso all'inizio. Soprattutto come esperienza, secondo me. Ma anche la gank. Anche la gank, secondo me, l'ha condizionato parecchio. Adesso vediamo che Brutus si porta ancora bottom. Se però decide di lasciare stare, probabilmente pensava fosse wardato, in realtà non lo era. Ari che va a farsi addirittura i Wraith di Mundo è ancora beccato una volta, se non mi sbaglio, no, ancora tre pozze, ancora tutte e tre le pozze. Sta dominando la lane totalmente. 23 creep, 44, esattamente, praticamente un doppio dei creep. Dice che questa Janna non è proprio forse il pick che l'avevamo visto nella metà. Gianna aveva molte. Secondo me era il magister di qualcun altro. No, era suo, okay. mi ricordo perfettamente. Però boh, questo punto di partita, forse complice quel blue buff, cioè è davvero indietrissimo qui. Sì, sì, ha praticamente smentito le mie parole in quanto è riuscito a utilizzare perfettamente questo blue buff. Tanto vediamo che top non sono ancora presenti in ward, nonostante abbia una non l'ha messa. Mentre livello ancora livello 4, non è ward, guarda, lo vediamo. Ah, esatto, mi ero perso la ward del team purple. Intanto vediamo che Mundo continua a farmare, livello 4, forse un po' indietro, però complice ovviamente la kill ricevuta e il red buff perso. Bottom lane che perde a creep, però vince a kill in realtà, però lane frizzata sotto la torre, per cui perderanno ulteriori creep. Frank sotto torre. Prima parlavamo molto del early mid game della team comp. Questa volta, secondo te, il team come sono impostati? Lee Sin sicuramente un pick incentrato all'early game. Sicuramente il jungle early game più incisivo di tutti come gank, diciamo insieme ad Alistar. Secondo te, quale team ha una situazione di pareggio? Cioè, diciamo, attenzione. Stavo guardando top. Non mi è voluto interrompere. Nel momento in cui ho messo, focalizzato la mia attenzione su quello che stai dicendo, c'è stato il. Ok, per cui scusate, ragazzi, abbiamo perso un'altra kill. E adesso, come dicevo, la top lane sarà molto, molto difficile. Jax e Ashepot può veramente portare il suo team alla vittoria. Vorrei esagerare, ma Darius è un champion che può vincere anche da solo. Può snowballare davvero male. Mid, la situazione intanto è ancora più tragica. 30. Ma io comunque, per rispondere alla tua domanda, direi che è molto più equilibrata questa partita. Gunna può fare molto bene anche nel game, anche se Ari è molto buono. Frank mid. Blitzcrank è top, una gank mid, al 6. Però vediamo intanto Corki zonato, aveva già utilizzato la Valkyria prima, per cui viene portata pochissima vita. E bellissimo il flash di Jake, altrettanto bella la ulti di LN out. Davvero una bellissima giocata da parte di entrambi. Fantastico, che flash. Molto molto bello il flash da parte di Corki, e decide di rimanere bot lane. Arriva finalmente il suo support a dargli una mano, ad allontanare Ezreal e Leona. Comunque io stavo pensando che aveva ancora lì lane... anche. Comunque stavo pensando che questa bot lane Ezreal Leona è praticamente fare Blitzcrank. Certo. Ezreal che scappa via con il suo flash, con la sua E, e Leona che è Leona e quindi Ari passeggiare tranquillamente su una ward di Janna, è andata a prendere abbiamo capito. Grice, buonanotte. E Janna non poteva fare nulla visto che Ari ha il suo secondo Mundo da questo push da tantissimo tempo. Si fa vedere. Si è fatto vedere. Adesso andrà a fare il blu a Janna perché Janna lo richiede. Fa pianto. Ari, 70 kill lo prenderà. Io avrei. Scusami. Non mi è piaciuta qua. Janna avrebbe potuto buttare sotto la sua torre. Aria a un certo punto si è tenuta l'ultimo per affrontare l'ultimo. Bellissima Ari e davvero l'ha usata molto male. Sì, secondo me poteva scappare molto meglio utilizzando subito. Io se utilizzi la ulti dopo flash praticamente è impossibile che Ari ti prenda, sì. Infatti, cioè anche nonostante i suoi tre jump. Andiamo intanto botto, ma ancora. In questo momento Blitzcrank, diciamo che non è una situazione migliore, però arriva il grab
Che buff damage incredibile da parte di Blitzcrank Corki. Ultimate fuori range, però vediamolo in seguito, attiva la S. Nel momento sbagliato, Leona cerca di scappare utilizzando la sua skill, ma Corki sta ancora facendo il DPS. Bellissimo. Che quasi, quasi una double kill con questo mister, secondo me. C'è Lee Sin e che andrà a prendere il kill. Quanto odio queste cose di Lee Sin. Io sempre bot range, c'è quel Lee Sin che ti arriva e ti fa la sua addosso mentre sta. Psicologicamente in questo momento penso che la situazione sia davvero disperata, perché tra l'altro quando vedi un boss lì che fa queste cose, cosa puoi fare? Fare proprio in nervoso. Comunque anche Creep in realtà bottom, nonostante stessero dominando, è a quasi 20 creep sotto. 19 creep 79 a 88. 19 creep sotto, mid un'altra kill da parte di Ari che proprio sta distruggendo. Nonostante il nerf, Dr. Matt è ancora affezionato. E ne capisco il motivo. Gianna, che per ora non sta dando nessuna rilevanza, ha quasi la metà della farm di Ari. Gianna è molto buona, però se... Secondo me non era neanche così tanto esperto con Gianna. Perché... Aspetta, comunque nella sua... Non ha one shottato neanche i Black Minion, ne ha persi tipo 4 in questa wave. Però tutto che dice la gioca, sono sicuro, l'ho visto. Oh, ok. Un bug. Sfrutta un bug, esatto. Forse no. Comunque è top, bug, no? Intanto la situazione sta volgendo a favore, penso l'unica lane che sta vincendo a favore di Darius. Adesso guarda Darius che tenta il dive. Dici? No, invece non lo tenta, però probabilmente con la sua ulti potrebbe... Hai visto che lì la torre gli ha ridato l'agro, perché ha questa passiva che fa bidare, fa sanguinare l'avversario e quindi non può sanguinare per un po'. Intanto skill bottom lane su prima va a morire anche le Cruz. Era nel... Sì, esatto. Ecco, attenzione, perché top sta praticamente donando sotto torre Jax. Stava arrivando Ari a dare una mano a Jax, ma anche Gianna segue Ari. Vediamo che Ace lo sa. Gianna sta girando abbastanza Ari. Gianna sta perdendo troppo tempo, quindi Ari riesce a fargli missare il charm. Vediamo, Ari dovrebbe avere un ultimate. Non lo sfrutta in tempo, però Ace si potrebbe scappare. Jax tenta lo stun, ma finalmente Gianna fa la sua parte, permettendo con l'ultimo di saltare su Acepos. Però abbiamo visto comunque pochissimi danni da parte di Gianna non maxando la W. Comunque ha salvato un altro P, probabilmente avrebbe fatto una double kill in quel momento. Non ha praticamente fatto nulla, però comunque la partita non è compromessa. 7-2, però secondo te invece la partita è già compromessa? Secondo me? No, assolutamente, può fare molto bene. Questo Bruce però con Mundo non sta portando alcun cambiamento alla partita. A volte sta un po' baitando, diciamo anche. Sì, addirittura bottom lane abbiamo visto, non abbiamo visto l'azione in diretta, però è scappato dopo una double kill. Comunque è Blitzcrank che ha davvero dei danni considerevoli. È stato molto, va a prendere Leona, e questo è quello che non deve fare. Infatti Leona si arrabbia e gliene va a dare di cose crude. Ultimate la parte di Blitzcrank, e Corki riuscirà a prendere il kill con il suo... Secondo me in questo momento avrebbe dovuto continuare a focussare Blitzcrank, che era davvero poco danno. La ulti di... Ha fatto questo errore anche nel... Ha ulti di Leona. Intanto vediamo che top proprio... Rob Stomping, gank di Agonile, ma riesce a killarne comunque uno. Non penso che riuscirà a scappare, no. Cioè, a scappare no. Non penso che riuscirà a scappare. Oh, missa! Però già, intanto Gianna sta arrivando dal top, per cui può essere che in realtà ce la faccia. Vediamo se arriverà lo shield, addirittura potrebbe... Molto bella. Bellissimo questo Darius, che potrebbe addirittura riuscire a carregare il suo team. Sono 8-4, però... Darius, vediamo quante kill ha. Ha 3 kill e una su Corki. Però vabbè, dai, prima tutte le lane perdevano, adesso solo la top lane sta dominando. In realtà bot come giungla a creep è avanti Mundo, esatto. Per cui comunque la situazione non è ancora, non è, cioè potrebbe ancora volgere in qualsiasi modo, però non è detto che sia finita così. Fare qualche quot di... Di Grande, sì, ricordiamo
Trundle, cioè di Oduan, jungler dei TSM, notare la somiglianza fra Trundle e di Oduan. Odia is real, praticamente c'è, se cercate su Google potrete trovare praticamente un list of compilation of quotes, tipo praticamente tutti i commenti che ha fatto su Ezreal, delle cose davvero molto divertenti. Infatti lui dice che è un personaggio che ha pochissimo danno, infatti sfrutta molto la sua mobilità, però comunque auto attack diciamo che non è proprio la sua caratteristica predominante. Sì, molto bravo comunque che Aya ad usare Blitzcrank, in quanto non utilizza l'ultimate subito, cioè di averla sempre in cooldown per apportare maggior DPS over time grazie a quei fulmini. Sono random, in realtà ci sono in fondo, praticamente fanno molto molto danno. Cioè. Tra l'altro toccano con la P, c'è un bellissimo ritardo che qui e fa l'ultimate in ritardo. Penso che sia andranno addirittura dai Vale, arriva Mundo, Leona non utilizza la ulti, molto strano, infatti arrivava anche Janna, per cui avrebbe potuto provare a stunnarli, però non è... ha deciso di non utilizzare. Top comunque sta vincendo davvero pesantemente, 107-79. Intanto vediamo che mid, la situazione a creep si fa ancora più pesante, infatti siamo a 60 creep sotto praticamente, Jhin è 60 creep sotto, vedremo. L'unica lane che sta andando bene, ripetiamo, è la top lane, attenzione Ari che va a gankare top su Darius e Darius muore. Jhin che è stata in giro qua per davvero molto tempo, probabilmente per provare a distruggere la torre Bolton, però non sembra stia portando un grosso, diciamo, un grosso vantaggio al suo team. Sta portando un grosso vantaggio all'altro team. Abbiamo visto una Cassiopea ovunque, cioè comunque una Cassiopea in spolvero prima, mentre qua in realtà per questa partita questa Janna non sta assorbendo, secondo me non era voluto, io ripeto, secondo me loro volevano, io mi sbilancio a dire quello che ho visto prima, volevano addirittura mandare la top lane, la bottom lane top, switchando e facendo bottom lane Jarvan Leona. Quello che hanno visto, Jarvan Leona. Esatto, mandando carry di top, però penso che alla fine abbiano optato per una scelta più tradizionale, top sta andando bene, il problema è... la bottom lane è davvero sotto farm e intanto vediamo una gank da parte di Delicious che riesce a prendere il cooldown del turmine troppo presto, però addirittura si stanno ritirando, hanno molta paura. Ari è in base, sarebbe in una situazione di 4 contro 5, li vedo molto impauriti. Cruz che utilizza l'ultimate non vita, quindi questo voleva andare aggressivo. Vediamo intanto i danni di il top laner Acefos a barre di Silmaril. Il drago, intanto ci siamo persi un drago. Io ho visto che entrare il drago, mi sono stato zitto. Ci siamo totalmente persi un drago. Probabilmente sta per restaunare però questo drago, perché... vedendo il vantaggio gold sarà sicuramente un defunto fuori dei minute. Bastano benissimo. Pessima ulti in Janna. Una ulti in Janna che praticamente non mannerà nessuno, double kill, triple kill, potrebbe esserci qua la quadra. Guarda che bravo questo dottor Mari. Flash charge sopra El Gia, tentato di scappare in tutti i modi. Quadra kill di Ari, penso che qua la partita stia per volgere. Potrebbero addirittura tentare il Baron. Secondo me dovrebbero pushare mid, in realtà no, potrebbero anche fare un Baron in questo momento. Ci sono buone scelte, ci sono più possibilità. Forse non fanno nessuna delle cose, sì. Allora, vediamo quanti. Non vuole magari neanche andare a prendere la torre, forse semplicemente tutto per fare la maggior parte. Pensiamo al avversario, vediamo che alla torre per cercare di prendere. Sì, il game ormai sembra davvero compromesso, non penso che a questo punto i Thermaltake possano riprendersi. Un Dario sfidato non è bastato. Dario sfidato non è bastato perché si è fatto barstare completamente dal team dai Made in Italy. Hanno giocato bene i Made in Italy, l'hanno targettato subito e non hanno potuto fare assolutamente nulla. Darius, io preferisco darlo molto molto tanky, in quanto i danni li fa anche se...
E lo sta facendo Acefos. Intanto vediamo quella Large Bass, Alert of Gold, che è molto molto tanto. Il problema è che hanno un danno veramente grande. Parlo tutto su Guanide, vediamo 90 creep, 7 livello 1. Sì, adesso sarebbe, diciamo, il punto della partita in cui lì si inizia a perdere e andrà sempre peggio. Cioè, fai bene usare il condizionale, perché non è detto, usato correttamente può essere devastante qualsiasi punto della partita, però è molto molto più sì, ha gli stessi creep, ma vediamo se sì, esattamente come hai notato tu, ha davvero soldi in più. Vediamo intanto che Jax ha più soldi di Darius, probabilmente per i global objective, per due torri, per il global due torri e il drago, nonostante la svantaggio. In realtà a creep si sono ripresi, Darius ha praticamente smesso di farmare a un certo punto. Certo, perché ho cercato vabbè, insomma, ha cercato di aiutare il proprio team e ha smesso di dominare la top lane, permettendo invece di riprendersi. Tanto si torna, vediamo che cerca di fare un poco tutto, ma non ci riesce ovviamente. Ma sempre con i blu. Vediamo una bellissima ulti fair, addirittura c'è il grado da parte di Blitzcrank. Bene, queste giocate che tra l'altro è sempre la cosa in vantaggio entra tutto. Intanto vediamo, secondo me potrebbero gruppare addirittura, provare a pushare mid per distruggere le torri e... vabbè, comunque abbiamo visto dai delle belle partite, alla fine poteva andare meglio, però comunque soprattutto in questa seconda partita, almeno all'inizio le hanno abbastanza retti. Obiettivamente probabilmente l'esperienza dei giocatori dei Made in Italy, magari anche l'esperienza in LAN, non so quanti LAN abbiano fatto i Thermaltake, però ricordiamo che comunque giocare in LAN è molto diverso, la tensione si fa sentire, ci sono in palio comunque dei premi. Chi mi interessa? Your player. Sarebbe difficile, io però mi sentirei di di assegnare a Lee Sin l'MVP della partita. Secondo me è stato lui quello più incisivo in tutta la partita. Guanile. A Guanile, sì. Io sono indeciso tra Guanile e Chiaia, che in questa partita ha fatto veramente un cap molto molto bello. Questa partita in realtà hanno giocato davvero tutti molto bene. Anche dopo. Però Guanile è sempre stato presente ovunque. Partiamo nella prima partita, ogni volta che stava per succedere qualcosa arrivava questo Amumu bottom con il tuo oracolo a togliere ward ovunque, quale counter gank. Intanto niente, noi giochiamo come se la partita fosse già finita. In realtà continuano ad esserci delle kill, addirittura adesso Corki va ad evare Delicious e arriva il surrender. C'è stato il... mi sono perso la fontana, ho sbagliato la fontana. Comunque la partita si è conclusa, per cui possiamo incoronare i Made in Italy vincitori. Si aggiudicano questa finale con 3-0, hanno vinto il primo game. Cioè il primo game, diciamo, partivano sul 1-0, arrivavano dalla winner bracket e hanno vinto questi due game. Davvero delle belle partite. Ringraziamo i ragazzi per le partite che ci hanno fatto assistere, a cui ci hanno fatto assistere. Perfetto. Allora complimenti anche da parte mia ai Made in Italy. Adesso chiudiamo lo stream per un'oretta circa. Andiamo a cena. Invitiamo anche voi a venire, andare tutti a cena. A cena. E vi salutiamo ragazzi. Andiamo per un'ora con interviste. Ok, va bene ragazzi, buon appetito. Buon appetito.